Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video. Io sono Xyoder e io sono la Pamina. Oggi ragazzi siamo qua su Clash Royale perché la Pami, cosa c'hai da fare? Diglielo. C'ho da aprire un baule sfugoso. Ragazzi c'ha il verso 2, c'ha il bauletto c'ha il bauletto leggendario là in basso da aprire ragazzi, ma anche il baule epico delle missioni. Sapete ragazzi, la Pami usa la strega, quindi speriamo che ne trovi qualcuno, perché gliene mancano veramente veramente poche per arrivare a maxare ragazzi la strega. Direi di non perdere ulteriormente tempo ragazzi, andiamo subito dentro a cannone. Una bella battaglia. Vai contro i Silas 01 del Hell Inferno. Eccolo lì, esatto. Vai, commentamela tu. Vai, apriamo con la mia strega notturna. Molto bene, qua ci sta a giocare il Giant davanti. Mettiamogli un Giant davanti, lui c'ha il mago Zap e il mini stronzo. Esatto, noi facciamo una roba del genere, benissimo. Era ovvia la sua fireball. Balla, fuocati le balle. No, possiamo andare noi tra... Bravo, lui ha anche zappato e noi eccezionali. Entriamo con Giant, strega notturna, guarda che macello. Ma che la strega notturna fa male. Sì, se la si gioca correttamente, sì. Un attacco ragazzi, 40 secondi dall'inizio della partita. Gli va giù la torre. Torre a 50 ragazzi, torre a 50. Va bene, io riaprirei. Quindi io farei attacco dall'altra parte. Ma no, diamogli un po' di pressione sulla sinistra, vediamo se ci casca il pollo. Tanto lui non costa niente andare né a sì, comunque avrei dovuto attaccare dall'altra parte, hai detto bene. La torre così bassa, sì. Sì, questo sì, hai proprio ragione. Quindi io andrei con un Giant di qua. Adesso gli gioco gli sgherri, così vanno su. Oh mio Dio, aspetta un attimo, non me lo aspettavo. Perché lui è andato ad attaccare così di prepotenza? Bombarolo di... Guarda gli sgherri, che male gli hanno fatto! Che male hanno fatto quegli sgherri! No, devo avere anch'io gli sgherri. Wow, oh mio Dio! Se ne ha 12 ho gli sgherri. Sì, ma stai male, ma quanto l'han danneggiato! Porca miseria, guardalo lì che megata prot, che ingresso ragazzi, arato malissimo. La partita vinta per te. Cosa vuoi aprire? Il baule epico o il baule quello leggendario? No, prima l'epico. Dai, è tuo, dai. Lo metti qua. Dai, così. Vediamo un pochettino, baule epico ragazzi per la Pamella. Che bella, due veleno. Poi sono così cattive. Tre barili che non li uso. Aia. La furia di Ita è questa. Aspetta, dai, arriva la strega. No, pensa se ti dava 12 streghe. Ma arrivano 12 tornado ragazzi. Vabbè, peccato. C'è da prendere intanto il regalo giornaliero, certo. Te lo apro io questo easy proprio. 110 di gold, 12 spiritelli e ancora due scaricuccioli. Molto ancora, perché due giorni fa aveva trovato gli scaricuccioli, due giorni fa per voi, tre minuti fa per noi. Andiamo avanti ragazzi, andiamo avanti a fare un'altra bella battaglia. 4248 e poi andiamo ad aprire il baule leggendario. Dai, siamo contro Onnahani del Hunhai. 4264 trofei. Va bene così ragazzi, arrivano dalla Cina orientale, ovviamente un clan che non... Dalla Cina leggendaria ragazzi, vai che andiamo. Ok, abbiamo il Giant, giocato molto bene, vediamo lui. Vedi, no, dov'è la tua zap quando serve? Abbiamo perso la partita, è persa. Che esagerazione. Ti va bene che non sono capace a giocare. Quello ti va bene a te, che non sono capace a giocare. Meno male. Attenzione, beh, così bombardino, ragazzi. Bombardo devasto, ragazzi. E qua dobbiamo farci colpire dal moschettiere se vogliamo tentare un... Wow, questo c'ha la fornace maxata, raga. Va bene, spirito del ghiaccio per evitare i primi due attacchi. Mi sta benissimo così. Riaprirei con la strega notturna. E qua abbiamo il problema che lui, sappiamo, abbia l'orda di scheletri.
addirittura un affare, ma secondo me qua ci ha dato un buon vantaggio, ragazzi, un ottimo vantaggio direi, perché adesso, esatto, vediamo se la strega ci può aiutare, pensavo meglio. No. E figa, te l'ho detto che c'hai un deck del cacchio, te l'ho detto. Ma cos'è che devo zappare? La terra devo zappare. Allora, quando vince che deccone, quando perde. Ma perché c'hai un deck del culo, c'hai, porco Giuda? Ma ti vado via i chap, c'hai i deck a caso, c'hai. Come pretendi che possa vincere io con questo deck? Aspetta, andiamo su, c'è 3, 4. Non ce la faccio, ce la potrei fare. Il gigante arriva con un ritardo smembrante, ragazzi. Aia, brutta. L'hai buttato giù te. Calma, che qua l'ho bloccato. Calma, che adesso entra. Oh, l'infame maiale. Aspetta un attimo, bene il gente che sta entrando. Andrei col bombarolo vagamente indietro, però il bombarolo va bene così. Ok, lui secondo me ha vinto, sì. E allora vediamo un pochettino. Mettici l'orda di pisciatello. Ma come fai che ci sono dietro gli spiriti del fuoco? Figa! Se ci metti dietro l'orda di pisciatelli muore. Porcamino. Anche te muore. No, guarda. Fermati, guardala così. Guarda che gli facciamo la torre. Va che gli facciamo la torre. Nel sedere te lo devi mettere. Aia, no, aspetta. Aspetta, ero convinto che ce la facevamo. Aspetta un attimo. Aspetta, lui c'ha il min... Ah! Dai, veloci! Benazza, 9 secondi alla fine, potremmo entrare. 7, 6, 5, 4, 3... Sì! Aspetta un attimo! Fermati lì! Molto bene, partiamo col giant dall'altra parte. Oh, aspetta, sbagliatissimo qua. Allora... Mettila nel cannone, dai. Aspetta! C'è una strategia per cui ho fatto questa giocata. Stai calma. Giant così. Non c'è problema. Aspetta. Ok. È andato comunque sulla torre il maiale. 2,56. Gioca gli scheletri lì. Ti prego, giocali lì. No, c'aveva la sbrinza. E ma l'avevo fatto. Come pretendi che gioco con uno che mi caga fornaci a nastro? Ma che devo aprire il mio bowl leggendario. Dai, era vinta però, dai, era quasi vinta. Allora, gli ho detto che sto registrando, non lo capisce. Ma questo è il mio. Appunto, ma glielo ho scritto sul mio. Ah. Baul è leggendario, ragazzi, prima che la Pami lo apra, mi raccomando, super pollicione in su, ragazzi, ancora non l'avete fatto, piano, attivate la campanella, mi raccomando, ragazzi, dai. Oh mio Dio, senti, lo devi fare, la devi comprare, no. Dai, la devi comprare. No, sto potenziando la fireball. Dai, la devi prendere. Minchia, andresti già a 2 su 10. E ora ci arrivo a 10. E vabbè, ma finché non le compri, quando puoi comprarle? Minchia, la strega notturna. Vuoi potenziare la fireball all'11? Tanto hai un deck che comunque non funziona, quindi vabbè, fai come ti pare. Io la comprerei però, andresti già a 2 su 10. No, allora ragazzi direi che... Perché guardate, ce l'ha qua, ce l'ha, porco Giuda. Ce l'ha lì, la può comprare. E compriamola. Non la compriamo? No. Ragazzi, grazie per aver guardato anche questo video. Ve lo ricordiamo, super pollicione, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto! Ciao!